Ciao a tutti, analizziamo un pochino quello che sono le tecniche fondamentali del Bovinam. Nel programma le troviamo segnate come Kitwa Kanban, ossia sono tutte quelle tecniche base che poi andremo a utilizzare in qualsiasi altra tecnica di Bovinam. Oggi prendiamo soltanto il blocco eseguito con la parte alta, quindi sono pugni, tagli, parate e gomitate. Una buona abitudine è quella intanto di ricordarsi i nomi delle tecniche in vietnamita, perché questo è il modo di chiamarle correttamente. Ogni tecnica ha un nome e soprattutto se ci dovessimo trovare in un ambito internazionale, conoscere la tecnica con il nome in vietnamita è il modo più facile per capirsi con tutte le altre nazioni. Specialmente se vi dovesse trovare in Vietnam non hanno la minima idea della traduzione in inglese o in qualsiasi altra lingua di una tecnica del programma di Bovinam. E questo è logico, perché per loro queste traduzioni non esistono, per loro il nome della tecnica è proprio un nome in vietnamita che rappresenta quel movimento. Quindi cercare di dare una traduzione in una lingua diversa dal vietnamita per loro non è assolutamente logico. Il conoscere le tecniche per nome ci faciliterà tantissimo se ci dovessimo trovare all'estero colloquiando con persone di altre nazionalità. Possiamo parlare in inglese, francese, spagnolo, ma se noi poi utilizziamo la tecnica come deve essere chiamata, quindi col suo nome, tutto sarà estremamente più facile e sicuramente ci capiranno. Partiamo da quelle che sono le tecniche di pugno. Le tecniche di pugno del Bovinam sono sette. Queste sette tecniche sono suddivise nel programma e tendenzialmente però vengono insegnate sin dall'inizio perché poi le ritroviamo praticamente in quasi tutte le tecniche combinate, che siano Nguyen, Chien Luc, Phan Don, Sou Lien. Si parte dalla tecnica più semplice che è il Dam Thang, quindi il Dam Thang che è questo. Tutte le tecniche di base si eseguono con la mano al fianco. Perché? Molte volte questa cosa qua viene criticata, soprattutto nel mondo un po' fuori da quello che sono le arti marziali tradizionali, perché dicono che poi non ci abituiamo a tenere le mani in guardia. Allora, se ci può essere una piccola verità su questa teoria, il discorso è molto differente. Il fatto di imparare a par far partire tutte le tecniche da questo punto è una questione di linearità. Si impara a dare una esatta direzione e movimento alla tecnica. Quando poi andremo ad applicare le tecniche, si insegna sin da subito a mantenere una guardia e quindi a lavorare su una linea completamente diversa. Il fatto è che tutte le tecniche base, quindi Qian, Sou Lien, Chien Luc, tutto ciò che è proprio il programma, ovviamente prevede avere le mani qua. Se noi dovessimo imparare da qua, poi a riportarle qua, è un lavoro complicatissimo. Diverso è imparare le tecniche fondamentali da qui e poi a un certo punto mettersi in guardia per poter fare le tecniche correttamente. Ovviamente quando si insegnano i pugni si insegna a stringere il pugno correttamente, questo se dovessi trovarmi con dei bambini o a degli adulti, o comunque i principianti, quindi va insegnata anche questa cosa. Si parte con le mani al fianco e si esegue il pugno. Un pugno va e un pugno torna. Uno e due. Uno e due. Questo è Dam Thang. Dam Mok. Dam Mok esegue questo movimento, esce e colpisce. La posizione del braccio è all'incirca 90 gradi braccio su avambraccio. Abbiamo il Dam Lao. Dam Lao è un pugno particolare, non si trova in tutte le discipline. A differenza degli altri pugni, colpisce non tanto con le nocche, ma colpisce con la parte del metacarpo che va a includere le nocche, ma nella loro parte superiore, parte da qua e colpisce in questo modo, leggermente a scendere e schiaccia verso il basso. Dam Muk, parte sempre da qua e colpisce. Come vedete, do un leggero caricamento di spalla. Attenzione, quando impariamo i movimenti base, li impariamo con un movimento minimo del busto. Man mano che impariamo a eseguire le tecniche, cerchiamo di insegnare che i pugni vanno portati con tutto il movimento del busto, del bacino, delle gambe. Ok, questa è la base.
non è il pugno applicato, che è una cosa differente. Il Dambuk è un pugno che va verso l'alto, il cosiddetto montante, e di base viene insegnato sempre un'altezza media come se dovesse andare verso il tronco. In ogni caso può essere applicato sia sul tronco che sul viso. Poi abbiamo il Dam Tap. Il Dam Tap è come il Dam Tang, soltanto che punta verso il basso. Adesso abbiamo due pugni particolari, perché uno colpisce con il fianco della mano e l'altro colpisce nuovamente più o meno come il Dam Lao, con la parte superiore, quindi con il metacarpo, includendo anche le nocche. Il primo è il Dam Phat Ngan, praticamente è il pugno tirato in questa maniera. Viene caricato e colpisce in questo modo. Nelle tecniche base, questi pugni, entrambi, portano l'altra mano in protezione e non la mantengono al fianco. Quando eseguo queste tecniche, il mio braccio non si distende mai completamente, resta sempre leggermente flesso. Questo permette di evitare l'iperestensione del gomito. Dam Phat Ngan è il pugno che abbiamo appena visto. Dam Bat è il pugno successivo. Questo carica e colpisce in avanti. E anche questo porta la mano in protezione, perché in tutte le tecniche che andremo a imparare successivamente, Chin Luk, Quyen, eccetera, avremo sempre una mano in protezione. Uno e due. In realtà in alcune occasioni questa mano sotto non sarà più in protezione, ma sarà a colpire, perché ci sono tecniche che eseguono questo. Quindi colpiscono di pugno e vanno a colpire con le dita. Bene. Questi sono i pugni del Vovinam che si imparano sin dai primi anni e sono fondamentali per poter apprendere correttamente tutto il resto del programma. Sugli altri video vedremo il resto del programma base, vedremo il resto del programma delle Kitwa Kanban, le tecniche di base del Vovinam. Ciao a tutti, buon allenamento, buon ripasso e ricordati di iscriverti al canale. Sempre seguimi, condividi i miei video e seguimi anche su tutti gli altri canali social. Ciao a tutti, buon allenamento e come sempre vi saluto con il saluto del Vovinam, mano d'acciaio su cuore di montagna.